Ben ritrovati sul canale. Allora, quello di oggi è un video un po' diverso dal solito. Da quanto è che non lo dicevo? È vero, non me lo stavo piangendo per quello. Stavo piangendo perché mi guardo attorno e sì. Mamma mia ragazzi, abbiamo deciso di partire, di pulire quella fantastica stanza, perché l'avevamo già pulita quest'estate molto bene, però noi l'ordine, come sapete, non sappiamo proprio che cosa sia. Ed è di nuovo diventato il caos. Allora ci stiamo mettendo lì e stiamo analizzando pezzo per pezzo, ci serve o non ci serve. Sì, anche perché lì poi ci saranno dei cambiamenti, esatto, che vi parleremo anche dopo, perché sì, oggi è una giornata da tutto incrociato. Sì. Proprio così. Non troppo incrociato, perché non porta neanche tanto. Ne ho tre. Non si dice che sono tre. Perché... piano, perché qua tra poco cade. Comunque, allora, abbiamo deciso di non buttare tutto. No. Quello che eventualmente si può ancora tenere, perché magari è tipo, noi abbiamo un sacco di cornici che abbiamo trovato in questa casa qua, che a noi non interessano, però le cornici sono belle, le portiamo al mercatino dell'usato. Al mercatino dell'usato, chiediamo a loro se possono loro in qualche modo farne qualcosa. E prima di buttare via, perché magari c'è gente a cui, non lo so, può tipo piacere queste sedie qua, a noi tipo non piacciono. Queste sedie qua non ci piacciono, cioè non è che non ci piacciono, è che sono troppo ingombranti e non sapendo dove metterle. Allora. E quindi faremo questo cambiamento qua. Però prima di iniziare, o meglio, il video è già iniziato, avete visto che stiamo parlando di un po' di tutto. Un saluto speciale grande a Samuel e Marzia. Voi sapete perché? Sì. Vi vogliamo bene, ragazzi. No. E oggi, ragazzi, giornata da incrociare le dita, ve lo racconteremo dopo. Vi portiamo ancora di più, perché poi c'è da fare il recinto nuovo per gli animali, continuare a pulire qua. Sì, diciamo che vi portiamo un po' in diversi lavoretti che facciamo nella giornata, o qualcosa magari faremo domani. In questa 24 ore. Sì, però diciamo la verità, abbiamo gli aiutanti. Allora, Linda, Fioca, vieni qua. Niente, Linda ha da fare, mangia. Cosa mangia? Vabbè, Linda... E tra l'altro non è prevista neve, niente. No, è arrivata in questo momento qua, prima che iniziassimo il video, è arrivata e sbucata qua, Linda. E poi ci sono Lola e Bettina. Sì, e ogni tanto arriva l'amministratore delegato, sì, a controllarle, sì, per cui non siamo soli. Cioè qua c'è una banda di gente che ha voglia di fare, vero ragazze? Amore. Figurati. E la casa del giorno... Perché io da ieri sera che ce l'ho in testa. Sì. E lo dico adesso, che mi dico, poi magari alla fine tu ne dirai la tua. E Mr. Rain, magnitudo 9.3. Non la so. E l'abbiamo ascoltato ieri sera, ma tu sonnecchiavi un po' in macchina, no, tornando. Non dirlo. E non so. 9.3. Magnitudo 9.3 da Mr. Rain. Adesso continuiamo. Sì, li faccio vedere come dentro? No. Una volta svuotato li facciamo vedere come. Ok, dentro, vabbè. Io mi vergogno. Vergogno. Aiutateci con l'ordine, perché parola ordine qua non si sa cos'è. Ma perché siamo dei creativi. Ma che creativi siamo? Dei cre... Comunque, tenete i capelli. E mi fermo. O tenete i capelli. E ti. Mi sono tenuto i capelli. Romina è una battaglia per la barba, prima o poi andrà via, forse, non lo so. Però in questo momento mi piace, perché è l'amministratore delegato. Eccolo, tutti che girano, tutti che fanno. Quindi ragazzi, vi facciamo vedere i nostri aiutanti e poi continuiamo con i lavori, perché oggi, sì, è una giornata veramente full. Sì. Vado a farvi vedere. Dai, io vado. Tu stai lì, guarda che bel disordine, il caos, regna sovrano. Eccole qua, Lola e Bettina con l'amministratore delegato. Questa è una vecchia radio, un paratio con
robe tribali africane. Beh, queste assi qua di sicuro rimangono qua per altri lavori. Poi c'è il paratio del camino, un sacco di cornici. Lei la portiamo, la vediamo quanto ci offrono. Ma cosa Ma tu sei inestimabile. nessuno mi piglia. Esatto. E qua ci sono tutti assi, scarti di assi che adesso valuteremo che vita dargli. C'è un sacco di roba che noi non sapevamo così di avere, sta scoprendo oggi, tipo questi cosi da pescatore, sedie, sedine, sedette. Adesso caricheremo tutto nella magica Golf, che ormai è diventata il nostro mezzo di carico-scarico ufficiale. Il mare garesco, la neve fresca dell'altro giorno. E qui mi prendevano tutti in giro, io ho avuto un mucchio alla neve e di fatto dopo 72 ore c'è ancora la neve. Solo lì, in tutta la vallata. Quindi c'è un sacco di robe da togliere, mettere. Queste qua anche sono sedie che abbiamo fotografato. Ora chiediamo al mercatino se le vogliono mettere in vendita, se no le porteremo in discarica. E poi qua dentro c'è Romina. E c'è tutta questa roba No qua da comment. sistemare. Dai, non c'è poi tanto. C'è poco. Calcolate che fino a stamattina qua dentro non si entrava, eh. Per cui è un passo in avanti. No? Vista così, sì. C'è anche questa fantastica ultimo modello di Lucidatrice. lucidatrice che è valore inestimabile. Prendo tutto e mi ritiro. Quindi si continua. Partiti. Carichi destinazione due posti. Allora, qua c'è della roba che porteremo al mercatino perché abbiamo già caricato un po' di cose che potrebbero accettare. Allora le porteremo, per altre cose abbiamo fatto le foto perché così prossima volta sapremo se Se le vogliono. vogliono oppure no. Esatto. E poi incrociamo l'incrociabile. Sì, perché stiamo andando in banca. Penso come tante persone succede nella vita normale. A chiedere un piccolo prestito perché vogliamo cambiare la caldaia. E Abbiamo proprio bisogno di cambiare la caldaia. visto che il preventivo che ci è arrivato è. È abbastanza sostanzioso. Allora andiamo. Quindi pregate tutti per noi, incrociamo tutto quello che si può e speriamo. Documentazione preparata, commercialista sentito, e ora firmeremo e chiederemo se ce lo danno o meno e vi Speriamo. aggiorneremo. Noi siamo positivi. Quindi mi raccomando, fatelo anche voi per noi. Preghiamo. Energia, come avete aiutato Luce. Così cambiamo la caldaia e diventiamo ancora più etici. Sì. Ma adesso Guarda la Monte Rosa. io non lo vedo mai, comunque vedo sempre solo lui. Vabbè. Andiamo a Cuneo. A dopo. Ciao. Abruzzo. Niente, niente, esce sempre a rosa. Devi chiudere le dita. Ah. Allora, ragazzi, siamo arrivati al mercatino. Firme fatte, domanda posta. Quindi mi raccomando, tutti insieme. 15-20 giorni ci diranno se ci danno il prestito, che in realtà sarebbe un aumento della rata del mutuo. Poi. Ma chi se ne frega, pensiamo positivo, per cui Speriamo, dai. esatto. Se la domanda arriverà, noi correremo perché siamo in ritardissimo per fare i lavori di cambio caldaia perché vorremmo già arrivare in estate con tutto a posto. Però tempo al tempo, Diciamo che quello che abbiamo già sarà. trovato gli addetti che ci fanno i lavori, ma non possiamo comprare la caldaia finché non abbiamo il mutuo, il preventivo, il Il prestito. prestito, quindi Ma finger crossed, finger crossed. eh? Quindi ragazzi, adesso vediamo se riusciamo a vendere qualcosa di questo o anche a donarglielo Sì. perché non lo voglio portare a casa. Assolutamente. L'intenzione non è quella di guadagnarci, perché, No. ragazzi,
No, no, se è anche solo donarlo e ne faranno qualcosa, sicuramente. Magari ci sarà qualcuno che apprezza Nel queste caso cose. ci dicano di no, domani dobbiamo andare in discarica e tutto questo ben di Dio qua. Finirà in discarica. Sì, perché molto, come vedete, l'arredo, tanta roba, forse no, l'avevamo detto all'inizio, forse no. Quello che una volta era già un B&B era completamente arredato da mare africano, roba strana. Quindi lanterne cinese, maschere veneziane, conchigli ovunque, elefanti. E quindi non c'entra un belino con noi. Sì, E e quindi ci stiamo allora disfacendo di sì. tutto. Disfando, Disfacendo. Disfando. piace di più, disfando. Dopodiché si va su, proviamo a fare il recinto e c'è ancora un sacco da fare, la giornata è lunga, però il grosso, che è la parte burocratica, è fatta. Ora Romina va a versi una limonata. Dai, No sete. andiamo a prendere una limonata. Allora sete. Ciao, ciao. Bello sto bar, bello dentro, Sì? bellissimo. Come è fatto? Tutto legno con delle vetrate. Tanto sono salita in macchina e mi sono fatta male, qua mi verrà un livido. Lo denunciamo, querliamo il separé. Vedi, è il destino che il separé deve andare via. La bevanda preferita di Romina. Sì, anche se è un anno che non la bevo. Non è vero. E già che l'altro giorno l'abbiamo comprata, sparita. Tutta, L'ho bevuta io? tutta. Siamo arrivati a casa. Cambiati e adesso andiamo a preparare il cinto alle due zanzelle. È finita che i quattro sono tutti in macchina. Domani andiamo a parlare ancora una signora, se no, boh, non lo so. Non sappiamo. Tanto non ci servono e sono cornici, quindi boh, non le ha accettate. No. Ha accettato solamente il mobiletto, il divisorio E basta. Abbiamo quello più le e cornici. basta. Sì. Perché E la radio la buttiamo via perché la non radio non funziona, cioè funziona funziona proprio. male secondo lui e No. comunque non è stato proprio e Però adesso andiamo a fare il recinto perché adesso due zanzelle. andiamo a fare il recinto per Luce e Cocci, perché cosa molto bella, ringraziamo Linda e Gerald, li abbiamo sentiti, che sono i proprietari degli olandesi, gli abbiamo chiesto se cortesemente potevamo mettere l'asinella nella loro parte di prato, che è quella più verde, e loro hanno detto absolutely, per cui adesso andiamo da loro e piazziamo Prepariamo il tutte le recinto, cose così possono poi tornare a mangiare, perché si cucciano. stamattina ci hanno detto, ed è fatti vero, che se è troppo brinata l'erba non va bene perché fermenta, fa male il ghiaccio, la brina nella pancia. Esatto. Però visto che le temperature sono andate in fortissimo momento, anche 20-22 gradi, l'erba crescerà e quindi tanta roba. Andiamo, hai tutto? Nella crota, andiamo a Nu, prenderlo. andiamo nella crota. Sfili. E si scende giù di qua. Scaricata la roba, Sì, adesso montiamo il tutto. Tra l'altro questo posto qua, vedete, è bello verde, l'erba sta crescendo e qui faremo il nostro orto. Vista Margaris. Meglio di così. Non male, eh? Cosa ne pensi? Domani le zanzelle le porteremo un po' più tardi perché al Dipende mattino. se è brina. Però Sì, giusto. giardino con vista. Sono fortunate, va, quelle Sì, briciospe. sono proprio fortunate. Noi Ok. adesso andiamo a fare i carichi e Sì. poi si va a fare il corso. Dai, ultimi 3, Meno 4, 3. 5 giorni. 3, a 3. Meno 3 giorni, 3. Romina. Meno 3 giorni e il corso volge al termine e poi toccherà a me dare l'esame. Madonna, un'altra cosa che mi raccomando, incrociamo 12 l'incrociabile. aprile, ore 14. Alle 2? Voilà, l'avresti già finito tra una settimana.
Nel frattempo però, ragazzi, io mi godo questo. Tutto lì verrà il nostro orto, poi puliremo là. Là abbiamo piantato un sacco di castagni, tanta roba. Io vado a tirare giù sul cavo. Ciao! Cosa fate qua dietro? Avete visto Happy? Posso farti una carezza? Ciao! Pian pianino ci stiamo avvicinando. Allora, il cielo, il risveglio col cielo velato. Oggi anche Margaret se non si fa tanto vedere. No, è incappucciato, peccato perché era bello farvelo vedere con gli animaletti, ma vabbè, lo vedrete su Instagram. E sensazione al momento di un inizio aprile decisamente più freddo sì. di gennaio e febbraio messi assieme. Quindi, per cui, boh. E infatti abbiamo aspettato un attimo perché era di nuovo un po' brinatello e... meglio che arrivi un po' il sole, che vada via la brina, così non diamo problemi all'erbetta. Ora. Proviamo a chiamarla, se non si risponde. Coccinella! Luce, Coccinella! Come di consueto arriva Happy a controllare. Ciao, cucciolo! Vado. Vai, 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 vadi, vadi. Buongiorno! Ma allora siamo sveglie! Vada Lauda! Buongiorno ragazze! Io però mi chiudo perché se no sì. Eccole, eccole, eccole! Vediamo? Eccoci qua! Sei io davanti o sei tu davanti? Come vuoi? Sei tu, sei tu. Sto facendo questo pezzo qua, sto tu con te. Ciao! Luce, eccola là! No, ma ragazzi, ma ne avete giù che non avete neanche idea. Su. Sì, dai. Siete su. C'è un sacco di erbetta fresca. Ha già trovato l'erba che gli piace. Vieni. Ma cos'è? Facci. Guarda ciao, l'auto. Concepessa. Guardate che bella, cara. Vediamo un po', patatina. Vieni un po'. Dai. Dai. Andiamo. Vieni, vieni, vieni. Sì. Poi c'è l'altra matta. Luce, gira. Ma che bello è! La prima volta che Luce le sta vicina, sì. Ci sono io. Luce. Andiamo. Luce, sempre andiamo. Dritta. Andiamo a pascolar. Facciamo. Facciamo. Luce ogni tanto perde strada. È contenta. Guarda quanta erba verde! Dai! Forza Luce, vai dentro! Bravissima! Ciao amore! Eccoci qua! Ciao cucciola! Buon appetito! Ci chiudiamo tutto, facciamo 18.000 giri.
accendiamo il vacché. Ora finiamo questo, io vado a prendere l'acqua. Sì. La terra l'abbiamo messa. È bello bagnato. Funziona? Sì. Il pannellino. Posso, anche se oggi il sole. Ok, qua conto il legato. Posso? Buona giornata! Buon appetito, ragazze! Fatto! Missione fatta! Piace al recinto, piace tutto. Sì, stanno già mangiando allegramente. Speriamo che se la facciano durare almeno 2 giorni, sterba. Sì, sì, di più. Comunque adesso se iniziasse a scaldare, no, cresce molto più velocemente. Sì, Bettina e Lola stanno impazzendo, sono andando nella stalla perché sì, giustamente, l'abbiamo detto inizio video, loro sono assistenti. E sì, perché noi continueremo oggi a pulire e loro giustamente si sono già messe al lavoro, che carine. Non diamo una data, ma ci sono 2 lavori che partiranno, uno di qua in questa stanza gialla, l'altro nella stanza stalla. Nella stalla, sì. Stalla originale. Beh, abbiamo parlato per la caldaia che dobbiamo spostarla e quindi sarà quello. Per cui ragazzi, continuate a seguirci, iscrivetevi al canale perché ne abbiamo bisogno, ma soprattutto diffondete il verbo della felicità. Da Tetto Caban. È tutto. A voi la linea, ricordandovi una cosa importantissimissima. Viva, viva la montagna! Sempre, ma soprattutto viva Cuneo! Alla prossima puntata! Ciao! Guardate anche i video, mi raccomando! Ciao! Pensavate fosse finito il video, eh? O la nostra giornata. In realtà sta degenerando completamente. Adesso vi porto a vedere Romina perché secondo me... Già arrivare dove è Romina ci vogliono un po' di minuti. Ora vi faccio vedere. Tutta questa roba qua è pronta a lasciare il B&B. O quasi tutto. Lo pensi anche tu, Bettina? Andiamo a giocare a Romy, Betty? Dai. La situazione è veramente degenerata. Posso passare? Grazie. Romy, come sta andando qua? Male. Sì? Questa roba qua è pronta a lasciare B&B? Sì. Anch'io, sono in coda. No? No. Ah no? Beh, comunque si sta aprendo tutto, guardate che sì, spettacolo. Sì, madosca. Pian pianino. Cioè. Poi c'è lei. Loro ci stanno dando una mano folle. Guardate ragazzi che degenero. Veramente, ora è ufficiale. Alla prossima puntata!